Poracci, come ha fatto notare Tapion, il gioco in realtà è una clip di quello che succede in live sul canale Viola. Non ci credete? Beh, venite a vedere voi stessi. Stasera c'è una serata Smash a partire dalle 22. Passate pure, vi aspetto. Il gioco comunque era Zoo Race, come scrive molto velocemente Valerio, titolo che di sicuro conoscevate grazie a un video di Froze di parecchi anni fa. Per le risposte sbagliate, Cristiano scrive Just Dance AC e mi ritrovo d'accordo. AC sta chiaramente per Anvedi che casino, no? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbranate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre e comunque con il maglione, mai messo una camicia. Quella di oggi sarà, come dite voi a Milano, una puntata super rich. Andremo a parlare di un nuovo leak che ha colpito Nintendo, dello scandalo che ha accompagnato il reveal di Sonic Origins e anche delle dichiarazioni di Cory Barlog a proposito di God of War Ragnarok. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a chiudere i rubinetti, con tutti questi leak non si sa mai, e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Cliccateli, subito! Bene, ho detto tutto, partiamo! Iniziamo con qualche notizia al volo. Ormai sono pochissimi i titoli Wii U a non essere stati riportati su Switch e tra questi c'è Star Fox Zero, gioco che, massacrato della critica e ignorato dal grande pubblico, ha praticamente ammazzato la serie. Una remaster della produzione però richiesta a gran voce dai fan. E non solo. A settembre scorso Atsushi Inaba, il capo di Platinum Games, aveva dichiarato durante un'intervista che la compagnia sarebbe interessata a riproporre su Switch Star Fox Zero e proprio in questi giorni su Twitter Takaya Imamura, una figura storica di Nintendo ormai in pensione, si è espressa riguardo su Twitter. Imamura aveva lavorato come supervisor a Star Fox Zero, ma il suo contributo principale è quello di aver messo la firma sul design di alcuni personaggi iconici della grande N. In occasione del sesto anniversario dell'uscita del titolo su Wii U, Imamura si è lanciato in un appello, ve lo traduco al volo. Cara Nintendo, sono passati 6 anni dall'uscita di Star Fox Zero. Non si tratta di un lavoro semplice, ma per favore fai un porting per Switch. E in più, se puoi produrre un prequel della versione animata, potrei occuparmi di scenario e contenuti. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con voi. Alla faccia della pensione. Nonostante siano passati 2 anni dall'uscita di Imamura dall'azienda, è chiaro che il designer ha ancora la testa rivolta verso Nintendo e le sue produzioni. Chissà se questo appello prima o poi si concretizzerà in qualcosa. Siamo in un periodo d'oro per quanto riguarda la rinascita dei platform in 3D e sono tantissime le vecchie glorie, più o meno conosciute, che si riaffacciano sul mercato dei videogiochi dopo anni di silenzio. Tra queste, e ne avevamo già parlato, c'è anche Cow the Kangaroo, pronto a ritornare su tutte le piattaforme con un reboot ad opera degli autori originali della serie, che però allo stesso tempo sembra prendere tantissimo, almeno nell'art direction, da quanto fatto con Crash Bandicoot It's About Time. E proprio poche ore fa è uscito un nuovo trailer che, oltre a mostrare delle sequenze inedite di gameplay, ha ufficializzato la data di uscita, prevista per il 27 maggio. Vi ricordo che il gioco uscirà anche su Switch e sarà proposto a un prezzo budget. Tenetelo d'occhio. Poco più di 2 mesi dopo, il 29 luglio, sarà invece il turno di Digimon Survive, attesissimo ritorno del brand. Un gioco annunciato nel 2018, ma che per vari motivi è stato traviato da uno sviluppo pieno di problemi e ritardi. Ora però ci siamo, in particolare mix tra una graphic novel e un GDR tattico ha ricevuto la data di pubblicazione ufficiale anche per l'Occidente, un teaser trailer di appena 1 mese fa, e ora abbiamo anche la copertina ufficiale della versione giapponese. Voi poracci siete incuriositi da questo Digimon Survive? Ma bene, passiamo alle notizie del giorno e c'è da dire che questo non è di certo il periodo migliore per quanto riguarda la fuga di notizie in casa Nintendo. Così, dopo il mega leak degli emulatori Game Boy che prima o poi faranno la loro comparsa su NSO, oggi è stato trafugato un altro importante pezzo della libreria Nintendo Switch Online. Non si sa perché, non si sa come e probabilmente non si saprà mai neanche il dove e il quando, ma l'utente Twitter Orchestro è riuscito a ottenere il master dell'app NES. Questo significa
significa che l'hacker è in possesso della versione definitiva della libreria Nintendo Entertainment System e in questo video comparativo, dove a sinistra vediamo la versione leakata, possiamo renderci conto che sono ancora parecchi i titoli che mancano all'appello rispetto ai 90 pubblicati ufficialmente. Tra questi spiccano praticamente tutti Mega Man, Pac-Man, Tetris, Galaga, Loadrunner e anche Castlevania. Una selezione di tutto rispetto, chissà con quali tempistiche e frequenza Nintendo deciderà di pubblicare questi rimanenti titoli. C'è una cosa che però fa un po' rabbia, questa versione è datata 2019, quindi significa che Nintendo non ha proprio nessuna scusante per non aver reso pubblica una roadmap di aggiornamento dei suoi cataloghi retro gaming. Sarebbe bastato veramente poco per rendere tutto più ordinato e fruibile dagli utenti, purtroppo così non è stato, e dubito che le cose miglioreranno con l'eventuale introduzione del Game Boy. Per fortuna ci sono data miner, hacker e anche bot che controllano i server per eventuali aggiornamenti, e a quanto pare questa notte è previsto un intervento di manutenzione per l'app Mega Drive. Sapete questo cosa significa? Beh, a fine marzo abbiamo avuto 3 titoli su SNES e ora probabilmente avremo una bella rimpolpata al catalogo Sega. Non male, non trovate? E a proposito di Sega, la data di uscita di Sonic Origins è stata finalmente resa nota, però è stata accompagnata anche da uno scivolone comunicativo pazzesco. E l'azienda è riuscita a risultare controversa anche con questo annuncio straatteso dalla community. Sonic Origins è previsto per il prossimo 23 giugno e comprenderà ben 5 giochi di Sonic classici rimessi al lucido con feature moderne. Fin qui tutto bene, l'operazione a livello contenutistico sembra promettere molto bene, peccato che andando sulla pagina dei pre-order del sito ufficiale del gioco ci si ritrova di fronte alla tabella più confusionaria di sempre e cerchiamo di capire quali sono le varie opzioni di acquisto. Allora, l'edizione standard venduta a circa 39€ comprende esclusivamente il gioco base e direi che questo è abbastanza semplice e intuitivo da capire. La Deluxe Edition è invece la più completa di tutte e comprende tutto quello che viene offerto dai DLC aggiuntivi al costo di quasi 45€. I più attenti di voi avranno notato però che, secondo la tabella, ci sono 3 elementi non presenti nella Deluxe e sono 500 gettoni bonus, la modalità specchio sbloccata e Letterbox Background, 3 feature presenti solo nello Star Dash Pack. Non si sa ancora il prezzo di questo pacchetto aggiuntivo, ma preordinando una delle due edizioni, Standard o Deluxe, sarà aggiunto gratuitamente al proprio acquisto. Quindi, per ora e solo per ora, è gratuito. Si aggiungono poi, non si sa quando, il Premium Fan Pack e il Classic Music Pack, che introducono elementi e funzionalità che sinceramente ci si aspetta all'interno del gioco base. La sensazione è che Sega stia raschiando il fondo del barile, omettendo dall'edizione liscia del gioco feature basilari, come le animazioni dei personaggi nel menu principale, la possibilità di controllare la telecamera sempre nei menu e le tracce audio delle soundtrack originali. C'è da dire che a quanto pare con Mirror Mode sbloccato si intende semplicemente una modalità disponibile da subito, evitando così di doverla sbloccare durante il gioco. Con una dicitura del genere però è facile confondersi e pensare che si tratti di un extra non presente nel gioco una volta scaduto il periodo di pre-order. Al di là insomma della decisione poco elegante di voler monetizzare su qualsiasi cosa in maniera disperata, rimane avvilente la povertà comunicativa con cui è stata presentata l'operazione. Io ancora fatico a capire se elementi come le Hard Missions saranno esclusiva dei DLC o meno. Anzi va, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se per voi è tutto chiaro e qual è la versione che ritenete più conveniente. Sono curioso. Siamo ormai nel vivo del 2022 e come già avevamo pronosticato da dicembre dello scorso anno, per il gaming ci troviamo in una delle migliori annate dell'ultimo periodo. Stanno uscendo gioconi su gioconi e la fine dell'anno è ancora lontana. Ci sono però dubbi e incertezze su alcuni dei nomi più attesi. E tra questi figura sicuramente God of War Ragnarok, il sequel del reboot della saga uscito nel 2018. Ieri il director della serie, Corey Barlog, ha aggiornato i suoi fan sullo stato della lavorazione di Ragnarok, ma non è che abbia aiutato tanto a capire cosa stia succedendo. In occasione del 4° anniversario dall'uscita di uno dei titoli più importanti della seconda parte del ciclo vitale di PS4, Corey Barlog ha rotto il silenzio con un video pensato per rassicurare la fanbase. Il discorso è riassumibile con siamo duramente al lavoro per confezionare un gioco impressionante. Quando saremo pronti per mostrarvi qualcosa lo faremo, ma siamo perfezionisti e per ora dovete fidarvi di quello che vi sto dicendo. Tenetevi forte perché quando sarà il momento sveleremo qualcosa di sensazionale. Come interpretare un messaggio del genere? Vabbè, io mi sbilancio.
L'intenzione era quella sì di rilasciare il gioco entro la fine del 2022, ma con la ricezione freddina da parte del pubblico in seguito al primo gameplay trailer dello scorso anno, che ha sostanzialmente mostrato un convincente more of the same, Barlog e il suo team sono corsi ai ripari nel tentativo di dare quella scintilla in più che ci si aspetta da un seguito del genere. Per me Ragnarok rischia di fare la fine di Breath of the Wild 2 con un bel rinvio al 2023, un altro anno che a questo punto si prospetta ricco di uscite di livello. Il problema più che altro è che la lineup PS5 rischia di ricevere una bella mazzata se lasciata scoperta in questo modo. Chissà, magari con un PlayStation Showcase quest'estate avremo un'idea più chiara su quello che possiamo aspettarci da Ragnarok e soprattutto quando potremo metterci le mani sopra. Secondo voi, poracci, God of War sarà rimandato al 2023? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. L'appuntamento è per questa sera con un vero ritorno alle origini e una live dedicata a Super Smash Bros. Ultimate. Non mancate, l'appuntamento è alle 22 sul sito Viola, altrimenti ci vediamo domani, come al solito, con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Leak, Michele Origins, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche, fatelo adesso.